Questa mattina, presso la sala conferenze dell'Hotel Liberty a Roseto, è stata presentata la prima edizione del torneo nazionale di basket Visit Roseto Cup, organizzato dalla Roseto Basketball Academy, che si svolgerà dal 22 al 25 aprile e al quale parteciperanno 18 formazioni under 15, under 14 e under 13 e 6 formazioni under 14 e under 13 a livello femminile, provenienti da tutta Italia. Oltre agli organizzatori, presenti ovviamente il primo cittadino della città rivierasca, Mario Nugnes, e il presidente del comitato regionale FIPA Abruzzo, Francesco Di Girolamo. La manifestazione che parte adesso il prossimo fine settimana è una manifestazione importante che la Roseto Academy ha voluto organizzare con il coinvolgimento di 32 squadre provenienti da tutta Italia. A questo seguirà anche poi la finale nazionale Under 15 femminile dal 1 al 7 maggio. Roseto è una città importante per la nostra pallacanestro regionale e si dà senz'altro da fare appunto per portare avanti il nome della città. A questo non vogliamo anche aggiungere senz'altro il fatto che sarà un grosso veicolo turistico perché la presenza di 32 squadre giovanili e poi successivamente di altre 16 per la finale nazionale femminile sarà un veicolo per tantissime famiglie che vorranno appunto seguire i loro giovani atleti in queste manifestazioni. Quindi un momento importante per la città sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista turistico.